Buonasera e ben ritrovati a Comuni alla Ribalta, la nostra trasmissione dedicata ai piccoli e grandi comuni della nostra regione. Ben ritrovato Mauri. Buonasera Luca, ben ritrovato. Adesso, come ho promesso a Martina che la farò ballare, a te dovrò convincerti a riuscire a mettere, che ne so, una cravattina rosa di quelle del nostro mondo della musica da ballo, perché serve qualcosa di vivacità. Se la farò, ce la farò, ve lo prometto. Oggi ti porto in due posti in contemporanea. Meraviglioso. Due tappe per oggi. Siamo sempre in provincia di Bologna. Certo. Castelguelfo ed Otta. Tra l'altro due comuni che dal punto di vista musicale oggi vi regaleranno delle sfaccettature estremamente diverse del mondo della musica. In uno saremo nell'ambito più tradizionale per quanto riguarda la musica, in un altro invece andremo decisamente verso il mondo del rock, per cui qualcosa di assolutamente diverso proprio per rendere ancora più varia la nostra trasmissione. Allora, innanzitutto godiamoceli per immagini questi comuni. Dai. Un breve assaggio di cosa scopriremo appunto a Castelguelfo e ad Otta. Maybe I'm crazy, maybe I'm blind, 'cause I can't understand the kind of mind that kills for God or money or the land. It just seems odd to take that kind of stand. Some on the east side, some on the west, who think that somehow their way is best. But there are some there in the middle whose lives have come to mean so little. Beh, Luca, non posso che farti i complimenti per la chicca della sonorità della nostra cartolina. Musicale, volevo essere Billy all'altezza. Billy Bob Thornton, qualcosa di stupefacente, uno che di solito fa l'attore, che in questo caso esatto, si è messo a fare il cantante. Bravo Luca, stai migliorando, bravo. Arriviamo ai nostri ospiti, sarà una puntata particolare. In studio parleremo anche con i nostri ospiti di Dotta. Castelguelfo lo scopriremo attraverso i contributi realizzati in esterna e qualche chicca anche qui. Parto quindi dal Sindaco di Dotta, Antonio Borghi, buonasera. Buonasera a tutti. Cosa aggiungerebbe alla cartolina che abbiamo visto appunto? Alcune immagini, però la sua Dotta com'è? La mia Dotta? La mia Dotta è... io la considero sempre una perla perché è un fatto prezioso ma unico e non sfacciato. Dotta è... un'identità forte su quello che sono delle tradizioni, le tradizioni del vino, la tradizione del muro dipinto, quindi dell'arte, la rocca, il turismo, l'enogastronomia, cioè la sede dell'Enoteca regionale. Ecco, Dotta è questo. Poi è anche altro, perché con la frazione Toscanella c'è un tessuto imprenditoriale in questo periodo di crisi all'avanguardia, che ancora regge proprio perché nasce come seconda generazione, già strutturato per l'estero, e quindi che, insomma, nella difficoltà complessiva di questo paese, Italia, sta reggendo. Il concetto però di perla lo condivide con qualcuno, visto che Dotta è stato scelto come uno dei borghi più belli d'Italia, quindi qualcuno la pensa sulla stessa linea? Sì, Dotta è all'interno di questo club, e essere dentro il club è un grande onore. È un profilo di qualità unico, oggi sono 220 i comuni in tutta Italia, con una lista d'attese di richieste quasi infinita. Ed è anche il modo per valorizzare la vocazione turistica che questo paese ha, che sempre ragionando in termini di periodo di crisi è
io credo, oltre che in crescita, il volano economico più importante del nostro territorio. Se unissimo tutti gli operatori che operano nel settore specifico, avremo la più grande azienda del territorio. Poi capisco che è un ragionamento così, è molto frammentato, però in termini di fatturato è l'azienda più grossa che abbiamo. E appartenere al Club dei Borghi è il profilo di qualità che ci permette di lavorare in questo settore. Per inciso, nel 2011 200 borghi solamente presenti nel club, 11 milioni e 500 mila pernottamenti complessivi. Noi abbiamo contribuito poco perché abbiamo troppi pochi posti letto ancora sul territorio. 1.356 milioni di euro di fatturato, quasi una manovra finanziaria. Per un numero di cittadini modesto, perché i borghi non possono essere statutariamente più di 10.000 abitanti per comune, in genere poi sono piccoli comuni da 2.000, 3.000. Una realtà importante di grandissima qualità e in crescita. Ha parlato delle due anime del comune, Dozze e Toscanella, abbastanza differenti fra di loro sia come posizione che come caratteristiche, però di fatto anche complementari, direi. Sì, in passato c'era il dualismo. Qualcuno lo ricorda ancora questo fatto, dove c'era due di tutto, una cosa Dozze, una cosa Toscanella, e c'era la competizione continua. Questo è un fatto che è rimasto nel passato, è rimasto forse in qualche vecchio, in qualche elemento di goliardia. Di fatto sono due comunità totalmente complementari. Una che ha le caratteristiche che dicevo, il centro storico, il capoluogo di Dozze, l'altra Toscanella che invece si è strutturata crescendo in termini più rapidi con servizi, servizi alla persona, le scuole, il centro civico, sala polivalente, ma soprattutto un tessuto produttivo di alto livello, fortunatamente, perché nella crisi ancora regge. Poi è caratterizzata dalla Via Emilia, l'attraversamento della Via Emilia, che è amore e odio, nasce un po' come il Far West con le casine appoggiate lungo la Via Emilia. Storicamente c'erano due stazioni di posta a Toscanella, sul percorso Imola-Bologna, sul percorso della Via Emilia per intenderci. E ce n'è storia ancora. Dopo l'anno 1000 già si cominciano ad avere elementi storici che dicono che c'era questo fatto, questo, dasse così di fatto. Poi si ingrandisce e diventa un problema. La Via Emilia diventa un problema, sì. Ora poi oggi abbiamo per fortuna l'allargamento della A14. La quarta corsia prevede un casello autostradale su Toscanella, quindi sarà un elemento di sviluppo e di qualità di vita non indifferente. Nello stesso tempo quelle che chiamano le opere compensative saranno quelle di adduzione dal casello alla Via Emilia e quindi si configureranno come una circonvallazione. E non dovrete più, quando attraversate Toscanella, fare la fila, il semaforo. Semaforo. Tra l'altro, Luca, voglio sottolineare, perché mi ricollego un attimo giusto per il mondo del ballo, a quella che è storicamente stata una dei luoghi forzati per quelli della mia generazione, perché Epiro di Toscanella era un posto dove naturalmente tutti quanti noi abbiamo trascorso tanti momenti, sia dedicati alla musica da ballo, da discoteca, a ira di incosa. Non mancava assolutamente niente, per cui Toscanella anche in quello si è fatta notare un bel po'. E poi dopo parleremo anche di tante altre cose. Visto che ogni viaggio che si rispetti ha una sua colonna sonora, tu che cosa hai portato? Beh, io ho portato l'amico Carlo Pandolfi, che è il direttore della corpo bandistico folcloristico dozzese. A proposito di tradizioni, Carlo Pandolfi, buongiorno e benvenuto, anzi, qua nei nostri studi, ben trovato. Carlo, che cosa ha di particolarità questo corpo? Perché lo vedremo poi nelle immagini, ma non svegliamo nulla, non voglio svelare nulla io. Raccontaci tu che particolarità ha questo corpo bandistico. Beh, la nostra banda, che la chiamiamo così, è stata la prima ad adottare le fruste, che noi chiamiamo sciucarè, ecco, in dialetto romagnolo. E poi la particolarità di essere in costume, ecco, esatto. Quindi ed è una cosa che
attira molto, ecco, nonostante che non siamo una banda molto numerosa come i nostri vicini che hanno delle bande molto più corpose, noi essendo abbastanza in pochi riusciamo ad avere, diciamo, un discreto successo, perché proprio perché abbiamo questo costume che è tradizionale del romagnolo e appunto con questo costume abbiamo fatto parecchi viaggi all'estero perché siamo molto ricercati. Avete girato il mondo, dopo lo vedremo nelle immagini, abbiamo una chicca d'archivio targata 2001 negli States, in America. Esatto. È stata una grande trasferta che ovviamente rimarrà scritta nella nostra storia, come tante altre trasferte che abbiamo fatto in Germania, in Francia, in Spagna, ecco, anche recentemente è stato in Spagna e così, quindi... Dallo studio stanno già facendo vedere dalla regia alcune anticipazioni su quello che poi sarà un brano che ascolteremo successivamente, un momento appunto dedicato a voi, perché recentemente c'è stata l'inaugurazione della sede degli Alpini e naturalmente c'era il corpo bandistico pronto a essere vigoroso in piazza Toscanella. Però andiamo però con ordine. Come ho detto, ci sono due tappe in questo viaggio, la seconda è Castelguelfo, che 3 anni fa ha festeggiato i 700 anni della fondazione. Noi abbiamo parlato di cosa è successo quindi nel 2010 e un po' di storia di Castelguelfo con il vice sindaco. Vice sindaco, Castelguelfo ha da poco festeggiato un traguardo importante, quello dei 700 anni di fondazione. Sì, è vero, abbiamo cominciato a festeggiare i 700 anni da aprile a ottobre del 2010, abbiamo fatto un anno in cui abbiamo un po' deciso come amministrazione di perseguire questo obiettivo che ci sembrava molto importante per presentare un pochino anche all'esterno quello che è diciamo, la storia di questo comune, che ha una tradizione, viene da una tradizione lontana, e quindi abbiamo spinto in questa direzione cercando anche gli aiuti degli sponsor per riuscire a finanziare un pochino questa operazione che ci è sembrata positiva e apprezzata non solo dai guelfesi ma anche all'esterno. Tante attività anche di carattere differente lungo questo anno di festeggiamenti. Sì, abbiamo fatto tante attività, siamo partiti il 14 aprile del 2010 con una conferenza stampa che abbiamo presentato il concorso rivolto ai giovani artisti italiani relativo alla realizzazione di un logo tematico. Nello stesso giorno abbiamo fatto l'inaugurazione del muro dei bambini dal titolo Castelguelfo di Bologna, una storia che cammina da 700 anni, un dipinto murale realizzato dai bambini della scuola primaria Giovanni Paolo II di Castelguelfo. L'altro punto saliente, il venerdì 21 maggio nel Palazzo Ercolani abbiamo avuto Ivano Mariscotti che ha presentato una storia e storie raccontate da Ivano, che ha interpretato un testo originale di Garuti sulla storia di Castelguelfo, e anche questo è stato molto apprezzato, soprattutto perché riportava anche proprio cognomi che vengono da 500, 600, 700 anni in questo paese, quindi ha fatto rivivere una storia che parte da 700 anni arrivare fino ai giorni nostri, con l'evoluzione che c'è stata nei vari periodi storici, quindi è stata molto bella. Poi abbiamo un rapporto con Ivano Mariscotti già da anni, e anche l'ultima sagra è stato presente con un piccolo spettacolo di mezz'oretta e ci piace molto, ecco, quindi anche su questo siamo contenti. Poi siamo arrivati al 18 e 30 di settembre che nella sala nella sala mostra di Castelguelfo abbiamo fatto una mostra fotografica sempre sulla storia di Castelguelfo. Ottobre invece abbiamo avuto sempre nella sala consigliare Storia di Castelguelfo, fonti d'archivio a cura del gruppo di studio e coordinamento della Lorella Grossi, che poi è è l'autrice di alcuni libri sulla storia di Castelguelfo, penso che abbia già fatto più di 2 volumi almeno sulla storia di Castelguelfo, quindi una persona che è vicina a noi e ha apprezzato la nostra storia. Questo è un pochino il percorso che abbiamo fatto, poi magari sicuramente ho lasciato qualcosa indietro perché già sono passati alcuni anni, però questo è stato un evento molto importante.
che ci ha fatto lavorare, ma ci ha dato anche una grande passione, perché abbiamo poi visto un grande ritorno anche dai cittadini e dalle comunità intorno, quindi siamo stati molto soddisfatti di questo evento. Ecco. C'è una piccola curiosità storica da scoprire a Castel Guelfo. È la mappa storica che abbiamo nella sala del Consiglio Comunale, che è datata 1707. Questa, diciamo, che è una mappa catastale, ma ha una grandezza che forse è una delle più grandi d'Italia. Secondo me questa è una cosa, diciamo, molto bella, bellissima, secondo me, perché non se ne trovano altre. Forse nei musei vaticani si trovano delle stampe o delle mappe catastali così grandi, quindi anche questo è un orgoglio nostro. Ne abbiamo anche una copia sul nostro tavolo, come puoi vedere. In effetti abbiamo la possibilità di poter mostrare non una grandezza Guelfo naturale. Vabbè, però. Insomma, però in ogni caso sempre decisamente un reperto interessante. Ritorniamo alla musica, esatto. Dopo vi spiegheremo in che modo legheremo Castel Guelfo alla musica, ma adesso ritorniamo ad Ozzano, ritorniamo al nostro corpo bandistico dozzese, davvero un grande orgoglio di tutto il territorio. Chiedo a Raffaele, chiedo alla regia se ci mostra alcune immagini appunto di questo momento del 28 aprile scorso, quando si era praticamente in piazza Toscanella in occasione dell'inaugurazione della sede degli Alpini. Poi dopo li commenteremo. Ecco qua che vediamo, sentiamo anche magari in sottofondo qualche nota con gli Zuccarelli che vanno appunto a accompagnare la banda. Bene, abbiamo visto allora alcune immagini appunto da questo momento. Come avete visto, come promesso, Zuccarelli. E sono proprio fanno parte della vostra banda, fanno proprio parte del vostro gruppo, sì, dico bene? Sì, certamente, sono addirittura alcuni suonano anche gli strumenti, poi possono fare l'uno e l'altro, ecco. E soprattutto, come avete visto, con i costumi originali. Di che epoca? Cioè, i costumi rifatti, ovviamente. Rifatti. Sono dell'epoca del 6-700 e è romagnolo vestito a festa. Sono fatte da stampe, da ricerche fatte dal nostro maestro, mio predecessore. Certo. E ho fatto delle ricerche presso delle biblioteche di Bologna storiche e hanno visto che il costume, insomma, ha quelle fattezze lì, quindi sono stati rifatti. Gli Zuccarelli come fate ad allenarli? Nel senso che comunque avranno una loro tecnica, una loro necessità per quanto riguarda provare le loro situazioni. Sì, beh, adesso abbiamo la nostra sede bandistica che certo. Fa anche da prova, da sala prova per gli Zuccarelli, ecco. Da starci un po' attenti però, sì, eh. Certamente. Bene, direi che la nostra prima parte, la nostra prima approccio verso Toscanella, Dozza e a Castel Guelfo sicuramente è stata estremamente interessante. Noi continuiamo subito dopo una piccola pausa pubblicitaria, c'è ancora moltissimo da scoprire, rimanete con noi.